Eccoci alla seconda puntata di Place to Be, la videorubrica curata da ilparere.net e Warly, che si occupa di segnalare tutti gli eventi più interessanti della settimana senese e poi pillole e curiosità sulla vita notturna. Allora, siccome questa è una settimana piuttosto impegnativa, dobbiamo organizzarci locale per locale e cercare di fare una sintesi adeguata, perché ci sono davvero delle cose molto carine da segnalare. Allora, iniziamo dalla Diana. Abbiamo addirittura Tricarico, l'artista che ha partecipato anche a Sanremo, che insomma aveva avuto un certo successo con la frase puttana, puttana, puttana la maestra, eccetera, eccetera. E Tricarico è uno dei più grossi artisti, penso che la Diana abbia ospitato, quindi una cosa da appuntarsi in agenda. Poi andiamo a Cacciapere, che in questa settimana, oltre a ospitare gli Homo Sumo, che sono una band interessante con delle sonorità che spaziano dall'elettronica alla psichedelia, un rock di tipo le zeppelliniano, diciamo, e gli Homo Sumo sono un gruppo da andare a sentire secondo noi, perché comunque è un gruppo, un indie non proprio così scontato da andare a sentire, può essere una serata interessante. Poi venerdì, per invece per gli amanti insomma del ritmo e del DJ set, c'è Gabri Fasano, che ormai sembra quasi un DJ resident di Siena. E un'altra curiosità invece che vi vogliamo segnalare per quanto riguarda il centro città è il rinizio, diciamo, della stagione del Meetlife. Infatti riparte la stagione del Meet Art, quindi di questi appuntamenti culturali legati all'aperitivo che ospita il Meetlife Caffè in via Pantaneto. Per quanto riguarda il sabato lo dividiamo in tre sottocategorie. Abbiamo il Sonar con In Obraino, classico gruppo indie un po' alternativo, che dalle sonorità insomma abbastanza ballabili, ma comunque un gruppo che va alla ricerca di un sound estremamente vellutato ed avvolgente. Poi alla Corte dei Miracoli abbiamo una cosa molto particolare, Lily Refrain, che è un artista, mi piacerebbe definirla una one girl show anziché un one man show, perché è una compositrice, cantautrice, chitarrista che praticamente propone uno spettacolo che è raccontare se stessa. Per quanto riguarda invece il Blue Train, questo circolo a Poggi Bonzi che ogni tanto ci regala dei begli appuntamenti musicali, abbiamo gli Stoner Kebab, è un appuntamento all'insegna del rock, insomma andate lì e lasciatevi trasportare dall'elettronica e dal rock di questo gruppo. L'evento forse più interessante e più insolito della settimana è domenica al Sushi Bar di via Beccafumi, nella formula musicale Bushido, che è un evento con aperitivo, degustazione e musica dal vivo. Questa settimana Bushido ospita il Pernazza, ex Chiambretti Show, nonché componente storico e fondante del gruppo degli Ex Otago. Adesso il Pernazza ha un suo nuovo gruppo in Magellano, con cui fanno rap e fanno tantissima improvvisazione sulle rime, e probabilmente il Pernazza è uno dei più grandi improvvisatori di rime italiani, quindi questo è sicuramente un appuntamento da non perdere. Per questa settimana è tutto, ci vediamo martedì prossimo con la terza edizione di Place to Be, seguiteci!